Ciao amici, sono Luisa di Stereo 92 Web. Allora, oggi voglio proporvi un percorso così, breve ma originale. Dato il periodo che stiamo vivendo, in cui molti, soprattutto i giovani, si annoiano e non ne possono più di questa situazione, io vorrei proporvi proprio di passare dalla noia alla gioia. Che cosa vuol dire? Innanzitutto, per fare questo, sfruttiamo la compagnia dei libri. E chi di voi non ha letto Robinson Crusoe di Daniel Defoe? Per chi invece non l'avesse letto, glielo consiglio. È un bellissimo libro d'avventura dove a un certo punto Robinson sbarca, naufraga direi, in un'isola deserta. E i primi tempi si ritrova completamente solo a dover riorganizzare la sua vita. Quindi, naturalmente, c'è molta sofferenza per la solitudine, per il dover ricominciare tutte le sue abitudini da zero. E però aumenta anche in lui la sua fede. Ma non è tanto di questo che vi voglio parlare, quanto della tecnica che lui usa per razionalizzare il momento, seppur doloroso, che sta vivendo. E che cosa fa? Divide proprio in due la sua pagina e mette male, ovvero esperienze negative che sta vivendo, e bene, le cose positive. Quindi, per esempio, una cosa negativa che si trova solo in un'isola deserta. La cosa invece positiva è che è ancora vivo, mentre molti suoi compagni sono morti naufraghi. Un'altra cosa positiva è che lui, diciamo negativa, è che lui si ritrova senza vestiti, senza avere più niente di tutte le sue vecchie cose. La cosa invece positiva è che l'isola dove lui si ritrova è già molto ricca di suo e non ha bisogno di niente. Quindi io vi invito in questo periodo a fare proprio questo passaggio, proprio scrivendo ogni giorno, per fare in breve, almeno 3, ma si può arrivare anche a 10, cose che non ci piacciono e invece cose positive, corrispondenti. Vedrete che poi, via via, a furia di scriverle, le cose positive saranno sempre di più. E inoltre, un altro libro che mi ha colpito in questi giorni, che ho trovato per caso, è di Frédéric Lenoir, La forza della gioia. Ora, questo libricino di questo filosofo francese contemporaneo è molto semplice, scritto veramente un linguaggio quasi da manuale, da manualetto direi, un bignami della gioia, della felicità. Lui distingue il piacere, la felicità e la gioia. Molti hanno parlato del piacere come uno stato di soddisfazione che arriva soprattutto dalle cose esterne. E in questo momento forse noi ce ne arrivano meno del solito, o perlomeno così le percepiamo. Poi si parla spesso della felicità o di attimi di felicità. E questo ne parlano filosofi, ma anche molti poeti e scrittori. Ma della gioia in sé non se ne parla molto. Che cos'è la gioia? Lui lo dice in un certo senso, all'inizio, la gioia è proprio una soddisfazione piena, completa, che non ci dà però uno stato di rilassamento, ma ci dà uno stato quasi adrenalinico, che noi vogliamo poi condividere con gli altri. E la cosa bella della gioia è che la gioia va condivisa, ci spinge verso gli altri e il fatto stesso di fare qualcosa per la comunità o per qualcuno spesso ci dà molta gioia. Quindi la gioia ha questo aspetto di socialità che noi possiamo riscoprire anche in questo periodo a distanza. Anche se non possiamo abbracciarci, baciarci,
Però la gioia è un gran momento di condivisione e se condivisa diventa quadrupla. Pensate quando fa gol la vostra squadra del cuore. Siete al settimo cielo e quel momento proprio di euforia, di energia. Quindi la gioia che cos'è in fondo? La gioia è la nostra voglia di vivere, radicata in noi. Questa voglia di vivere che ci dà la pienezza della vita, anche se è breve, però ci dà quella sensazione che noi con tutta la nostra energia siamo in quella situazione e gioiamo in quel momento. Quindi a me sembra una grande riscoperta scoprire la gioia e per farlo bisogna fare anche dei passettini, anche imparare a riconoscerla. E come si fa? Si fa innanzitutto che, per quello che mi hanno insegnato anche i miei maestri, la gioia sta nel ringraziamento, nella gratitudine. Ringraziando per qualunque cosa, anche una che al momento può sembrare negativa, ringraziando io porto gioia nelle cose che ho e nelle cose che faccio. Prendetelo come un momento anche un po' di pazzia, di follia di questo periodo. E come dice Erasmo da Rotterdam nella sua elogio della follia, questo filosofo del Cinquecento, Erasmo era uno che oltretutto scriveva in un modo chiaro e semplice, bellissimo. E vi invito a leggere questo libro suo, L'elogio della follia. Dunque lui diceva che se noi ogni giorno sperimentiamo quel pizzico di follia in ogni cosa che facciamo, in qualunque cosa, però almeno un po' ogni giorno, di sicuro non diventiamo matti. Io vi ringrazio e vi aspetto gioiosamente qui per la prossima volta per scoprire insieme come costruire la gioia e passare dalla noia alla gioia.